Eccoci qui. Ebbene sì. Con la rubrica in HD. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi postazione fashion Tumblr a casa della Julie Demare. Non c'è il cactus, c'è il cactus lì c'è dietro. C'è il cactus. Oh Julie, Julie, perché sei tu Julie? Come mai siamo qui? Perché ti sei autoinvitato. Dovevo vedermi con la Ile perché sì. Dovevamo partire per Venezia. Alla fine lei si è presa il febbrone, quindi parto da solo. Povera. E visto che non volevo disturbarla perché dopo si ammala di più se ci sono anch'io che le faccio vedere le cose trash, allora ho detto chiedo a Julie Demar se mi ospita. Che poi è Julie Demar! Comunque ti ospito più che volentieri, Matteo. Io ti chiamo sempre Julie Demar, proprio. Guardano il video di Julie Demar! Proprio così. Perché? È la prima volta che me lo correggi, tra l'altro. Ormai sono passivamente, accetto passivamente questa cosa. Ok. Julie Demar. Grazie. Ok. Alla fine ci siamo ridotti qui. Che tra l'altro l'idea iniziale era Julie, andiamo a fare festa! E invece... Burrito! A domicilio e te. E invece pigiama party, ragazzi. Ci siamo messi a fare il pigiama party. Subito appena sono arrivato, pigiama. Alle 6 del pomeriggio. Ce l'abbiamo ancora adesso. Poi tipo l'idea era, già che ci siamo, facciamo qualche video per i canali, collaborations e cose del genere. E invece la Giulia era già sul sito di Foodora a prendere la cena. Sushi o burrito? Sushi o burrito? Sushi o burrito? Alla fine però siamo rimasti tanto, perché se il suo burrito è arrivato quando abbiamo finito di guardare le cose. Sì, è vero, ci ha messo una vita, però vabbè. Alla fine, cioè l'idea era anche andiamo al Maido, che è tipo un ristorante qua vicino, ma tipo 10 minuti a piedi di mare. Che fa il... come si chiama? L'okonomiyaki. Che è buono, io lo adoro. La frittata giapponese buonissima. Però, vi giuro, eravamo talmente pesaculo che abbiamo detto no, che sbatta, fa che abbiano la nostra discolpa diluviava e fa freddo e... no. Alla fine abbiamo ordinato il burrito gigante XXL. Che buono. Buonissimo. Super piccante. E quindi abbiamo detto dai, facciamo un bel video chiacchiericcio pigiama party, raccontiamo che cosa ci siamo detti, perché nel durante abbiamo fatto un sacco di cose produttive. Ad esempio c'è un video del canale di Julie Demar che trovate qui sotto nell'info box, un video subdolo ovviamente in onore del mio ospite. Ovviamente invece io ho avuto un po' di idee, alla fine ho detto perché non fare un pigiama party assieme a voi, con il tè alla vaniglia, in cui parliamo di cose, quindi preparatevi un bel tè e tornate qui. Quindi innanzitutto abbiamo parlato di un sacco di argomenti, io e la Julie. Il primo argomento che ci è venuto in mente è la gente che tipo si arrabbia se si parla male di libri. È un argomento che ho già affrontato, la mia la conoscete già, comunque la mia idea dopo ve la ripeto brevissimamente, però volevo chiedere un po' il parere della nostra amica Julie. Cosa ne penso di chi parla male di libri? No, cosa ne pensi del fatto che è così difficile parlare male di libri? C'è proprio gente che si sente a disagio a dire che un libro non è piaciuto. È vero. Ma no, non ne faccio sono la prima. Ma non ne faccio assolutamente una colpa, è semplicemente una riflessione su questa cosa che non capisco a volte. Quindi anche esulando dalle recensioni di YouTube proprio in generale. In generale, in generale, assolutamente. È una cosa che io provo tantissimo, ma penso chiunque, principalmente con i classici. Perché se tu dici di non aver apprezzato un libro famosissimo e di un certo spessore, ti senti in deficit tu piuttosto che il libro. Cioè senti che di aver sbagliato tu e di non essere tipo io con Madame Bovary. Che come ho sofferto, mi è piaciuto tantissimo. Odiato, veramente bruttissimo secondo me. E però dire che è veramente bruttissimo, anche con delle spiegazioni, mi sento a disagio. Perché comunque in teoria... Perché non ti è piaciuto? Ma perché io trovo il personaggio... Tutti i personaggi secondo me, in un gergo molto altolocato, sono stupidi. Ok. No, nel senso, il marito di lei, povera anima, è passivo, quasi inesistente. Charles Bovary è così, esatto. Lui. Che però alla fine va anche... Cioè non è così, io non l'ho neanche trovato così malvagio, lui non è il massimo della vita, però è uno è che un va, tappetino, fa il medico, Charles. Va a lavorare, lavora tutto il giorno, cioè boh. Ma è un tappetino, ormai. Emma non vuole un tappetino. Non mi sembrava così. Sì, ma Emma è un'arrampicatrice sociale alla fine. Emma è una sognatrice che dopo si scatena nella psicopatia. Qua già si divide il nostro pensiero sul personaggio.
Vabbè, comunque... Comunque lei è una lagna. Ok, comunque l'idea in generale è che adesso tu non hai avuto affatto paura di... Io ho l'arte della dire... sintesi. Non hai avuto affatto paura di parlare male di Madame Bovary in questo momento. Perché proprio l'ho odiata. Però la mia idea in generale è che comunque la stroncatura viene vista male. Vabbè, vero. Per quanto riguarda... sui libri. Certo, i libri, cioè, perché... Esclusivamente quasi. Una cosa libri. Che mi ha sempre fatto arrabbiare è la gente che dice non si può parlare male di un libro, ma sono i primi a dire quel film fa cagare, esatto. Quella musica, cioè, fa cagare. In realtà bisognerebbe pensare, è proprio una cosa quasi esclusiva dei libri. Ma perché è tutta una questione che è già stata affrontata, esatto, milioni di volte, del fatto che il libro è associato alla cultura per una nostra... per un nostro cavillo, sì, no, sociale, no? Una roba del genere. Ma il problema è che secondo me, parlando così, si riflette semplicemente sull'oggetto libro, ovvero sulle pagine incollate e basta. Tant'è che anche addirittura parlare male dei libri trash, ma non trash romanzi, proprio quelli che li guardi, dici urlano trash, non si dice, molto spesso si arriva alla critica del ma perché leggerli? È vero, c'è anche quello. Perché e proprio io, quando ad sono esempio, indifendibili. La muovo spesso. Quando sono indifendibili, molto spesso si usa l'arma perché leggerli. Perché non si può parlarne bene quasi. Sì, è vero. E piuttosto che parlarle male, dici perché li leggi. Io invece mi chiedo perché si leggono, perché sono una sofferenza. Non è una vero. Perdita no, di tempo. Dipende da come li vedi. Cioè, una perdita di tempo. Non è vero, secondo me no. Secondo me no, perché ovviamente dipende da quello che cerchi. Sì, esatto. Però da cinefilo, io parlo di cinema molto spesso per far capire i paragoni, però da cinefilo incallito quale sono, mi danno fastidio alle minime cose, sono molto cattivo nei giudizi dei film io. Se anche se sono, non dico snob, però sono cattivo, molto spesso mi piace guardare i film fatti malissimo. Ah, cioè, io sì, i film trash. Io adoro i film trash. Però come questa cosa cozza con il libro, secondo me. Ma perché li vivo in modi diversi? Esatto, perché, cioè, ad esempio, a me i libri trash fanno sclerare, però mi divertono tantissimo. E lì è la differenza. Cioè, li vivo esattamente come uno Sharknado. Esatto. Cioè, è uguale. Bellissimo! È uguale. Io, un'opera d'arte. Quando leggo certi libri trash, che io, quando mi vedete nelle recensioni, molto spesso sclero, dico, non mi ha fatto sclerare abbastanza. Quando sclero tanto, sono solitamente i libri che cito di più, tipo Brana Brana, sono quei libri che mi hanno veramente fatto pisciare dal ridere. Ma non per una questione di cattiveria, ma per una questione di approccio nelle cose. Cioè, io ho un approccio a volte che esonda nel trash e questa cosa mi piace, ma da un punto di vista sia di intrattenimento che di intrattenimento principalmente. Beh, come a me piace Sharknado, in realtà, cioè piace guardare film come Sharknado, a te, esatto, piace guardare leggere libri come trash. Non mi viene un titolo. Tipo i libri degli youtuber o sì, Love, quelle robe lì, cioè, ma quando sono dei libri, ecco, l'idea del involontariamente brutto, che a me diverte tantissimo, in ogni aspetto dell'esistenza, è una cosa che mi interessa a livello viscerale umano ed è una cosa che mi intriga parecchio. E partendo dalla stroncatura, noi siamo arrivati anche a pensare quanti modi ci sono per parlare di libri e abbiamo pensato al fatto che i book haul, i cosiddetti book haul, sono super super odiati, criticati. Sì. Cosa ne pensa la nostra Julie? Voi sapete tutti cosa sono i book haul, immagino, però sì, ripeto, ovviamente sono i video in cui si mostrano gli ultimi acquisti libreschi, esattamente come gli haul di vestiti, esatto, però book. A me i book haul piacciono, a parte che mi piace proprio, mi diverto a vedere quel tipo di video, esattamente come anche mi diverto a vedere, tantissimo, non lo so, un videogiocatore, uno che parla di dipinti, per intrattenimento. Allora, io la vivo in modo diverso, secondo me... oltre all'intrattenimento trovo che sia un ottimo modo per vedere... dei consigli, ovviamente se lo youtuber, il booktuber che parla, di cui sto guardando il book haul, ha gusti simili ai miei, perché io come booktuber mi capita di comprare tot libri, ma di non parlare di tutti sul canale, certo, perché magari sono tanti, li leggo, però poi non mi scaturiscono abbastanza per dire ok, ne parlo.
Però così invece li faccio vedere perché a qualcuno, magari quel determinato libro, vedendolo anche solo in un book haul, si interessa e lui piace da morire. Quindi è un modo come un altro per spaziare nei consigli. Secondo me non si coglie il potenziale del book haul, anche perché vengono criticati, ma alla fine li fanno tutti. E secondo me, uno, perché è divertente farli. Esatto, c'è anche per noi diverto, c'è anche quella parte lì. Ma da spettatore io non colgo un problema consumistico, perché cioè, non dobbiamo essere quelli che criticano per non dobbiamo fare i conti in tasca agli altri o se hanno collaborazioni, cioè chi se ne frega, sono cose che si gestiscono loro. Cioè, secondo me il potenziale del book haul è proprio il fatto di lanciare degli stimoli, esatto. Che non significa raccontare il libro, perché per quello, quando ho bisogno di quello, guardo una recensione più approfondita. Per quanto riguarda invece il book haul, l'idea è ti do degli stimoli. Ti racconto minimamente perché ho scelto questo titolo, perché questo titolo ha scelto la mia attenzione. Cioè, c'è un potenziale alla base, come i libri ci attraggono quando li compriamo. Ci sono dei motivi che non ci chiediamo, invece è molto importante secondo me. E allo stesso modo, se io seguo una determinata persona, i libri che acquista d'impulso in qualche modo possono interessare anche me, in che modo? Esatto. A me piace perché stimola in un certo senso la ricerca attiva, non alla fruizione passiva dei contenuti. Nel senso che quando vedo un book haul, molto spesso che vedo anche una cosa banale, frivola, tipo un libro con una copertina bellissima, che non ho mai visto in libreria e vedo nel video di qualcuno, il primo impulso che ho è andare su Goodreads, cercare il titolo e vedere di cosa parla e cosa ne pensa la gente. Però non mi bisogna vedere, cioè, la parte... la critica consumistica al book haul, cioè bisogna anche un attimo metterlo in prospettiva. Si può dire consumismo su un libro? Cioè un libro non si consuma, anche se ne compri 20 in un mese, li puoi leggere per tutta la tua vita, non è una roba di cui ti disfi come può essere un telefonino. Beh, però consumismo secondo me è detto nel senso che sì, si comprano più libri di quello che si leggono. Quello sì. Però è una cosa che un lettore forte fanno quasi tutti i lettori forti, perché quando si ama qualcosa si colleziona o si vuole comprare. Secondo me è sempre consumismo in un certo senso, perché certo. È un impulso che magari senza i book haul non avresti o avresti di meno. No, però, ve lo dico subito, no. Sì, neanche per me, però esempio. Okay. Però alla fine non è un prodotto che letteralmente si consuma, consumismo, sarà lì e anche se ho comprato 30 libri 2 anni fa, quei 30 libri li posso leggere anche adesso tranquillamente. Non è una cosa che invecchia il libro, che è da gettare. Quello sì, è vero. Sono d'accordo. Quindi è una critica, sì, cioè il consumismo sì, però non è così grave come può essere con un prodotto che effettivamente si consuma. Ok. E voi che ne pensate del book haul? No, poi in verità abbiamo esulato dall'argomento book haul, perché noi abbiamo detto i vari modi di parlare di libri su BookTube, ci sarebbe anche il wrap up, ultime letture. Sì. Secondo te perché le recensioni singole non se le guarda nessuno? O se le allora, guardano posso pochi? Posso parlare a nome mio? Sì. Ovviamente. io ad esempio le tue le guardo alcune, però oggettivamente sono più interessata a quelle multiple. Ah, tipo gli sconsigli letterari. Per due motivi, cioè sul mio canale per due motivi. Uno, che parlare di un libro solo... cioè non so cosa dire dopo un po', io personalmente, quindi sul mio canale non le troverete per quello. Due, perché non saprei dirti, forse trovo più interessante avere più consigli diversi, cioè consigli diversi in un solo video. La quantità vince spesso, ma non sulla qualità per forza, semplicemente vedere più tanta titoli scelta. Mi interessa di più. Esatto. Ok, ma io le faccio comunque anche se so che, che a livello di views eccetera eccetera saranno meno allettanti, perché comunque se mi viene da parlare per 10 minuti di un libro, cioè dico, piuttosto che parlarne, fare un video di un'ora dove parlo anche degli altri, parlo di un video, anche perché di un libro solo, anche perché poi ho tutte le mie rubrichette che mi divertono. Però a linea generale secondo me è semplicemente un problema del non sai cos'è chi è l'autore, non sai cos'è il titolo, anche, non lo apri. Anche, sì, non... E infatti io me la gioco sempre tutta sui titoli trasgri. Esatto. E subdoli. Sempre, sempre. Matteo è il re dei titoli trasgri. Sono il re dei titoli trasgri, infatti questo video si chiamerà...
Pigiama party subdolo con la Julie De Bar! De Bar, scusa. E poi basta, che altri modi di parlare di YouTube? Vabbè, noi siamo passati da questo. Il wrap up che né io né te facciamo. Ma il wrap up non è le ultime letture? In teoria dovrebbe essere con un dato periodo di tempo, tipo un mese. Però né io né te lo facciamo. Io ho capito dopo un anno cosa fosse il wrap up. Cioè, io non è che ogni mese ho da dire 20 libri o 2 libri, cioè un po' varia. Io faccio gli sconsigli letterari, esatto, quando, fare una quando mi si accumulano tipo 10 libri, allora ok, lo faccio. Li trovo anche più interessanti dei wrap up semplici. E guardate che i nostri pigiama party partono, partono dai burrito e finiscono sulla filosofia. Abbiamo ragionato sulle etichette. Ah, è vero, è vero. E la Julie si è impuntata dicendo che le etichette nella vita ci servono. No, è che era interessante perché Matteo è più sul eliminiamo le etichette, boom. No, dipende. Mentre tipo, io le trovo utili. Lei è una grafica e quindi subito pensa al target, questa roba qua. Però sul target do ragione anch'io, ad esempio, avendo studiato audiovisivo, tutto l'audiovisivo per la scelta del target si basa su degli stereotipi. Ma perché esatto, è normale, ma tutto perché quando che tu ti basi il nostro lavoro è basato su stereotipi, ma stereotipi positivi, nel tipo, senso associazioni. Il classico esempio che si fa al cinema, che almeno io ho studiato all'università, era quello del come costruire una scena furbetta con target maschile e target femminile. Ah sì, l'avevi spiegato, era bellissimo. È bellissimo, cioè, però si basa appunto su stereotipi di genere. Ovviamente. Ma perché è necessario. Poi è ovvio che siamo tutti uguali, uguali e diversi allo stesso tempo, tutti, ognuno con la propria psicologia. Però in alcuni casi effettivamente la Julie subito è arrivata, no, perché se io devo vendere un prodotto che cavolo lo vendo? No, è semplicemente che se io vendo un prodotto prettamente femminile, come un trucco, che è proprio il tipico prodotto da donna, è ovvio che non è che io do per scontato che un uomo non si possa mettere il mascara e non è neanche il mio problema. È che se io devo creare una comunicazione attiva, devo vedere chi è il più grande consumatore e andare per stereotipi, perché ovviamente non è che posso conoscere tutto il mondo. Quindi, a forza di numeri, chi usa di più il mascara sono le donne, ma è una generalizzazione che secondo me non fa male. Cioè non dice la donna si deve truccare per forza o l'uomo non si può truccare, è una questione di identificazione. E no, secondo me è utile nella vita, ma anche nella vita sociale. E se io ci voglio provare con Matteo, io devo sapere io devo sapere se Matteo è interessato a me o meno, e lo scopro con un'etichetta che ovviamente non deve essere marchiata a fuoco su una persona. E se io ti rispondo come l'ho fatto nel mio video, ti lascio in sospeso. Che ci provo lo stesso e poi vedo come va. È sempre la mia risposta subdola in tutti gli aspetti della vita, tra l'altro. Esatto, si può anche vivere così. L'importante è che l'etichetta non venga marchiata a fuoco su qualcuno. Ma anche perché io qualunque sono, tipo anche di perché etichetta. Io sono predatore, in verità. Questa la taglieremo. No, non la taglierai. Se non diventano l'unica cosa di una persona, io trovo che siano utili. Anche solo per socializzare. Ok. Ok. Sì. Ditemi voi se pensate è controversa, è controversa questa sì. parte del video, perché è vero, a volte servono, a volte sono di troppo, secondo esattamente. Me. Esattamente, tipo ce ne sono troppe. E poi ecco, secondo me, ad esempio, uno dei problemi più grandi è che ci si attacca molto spesso per primi. Ah, è vero. Alle alla etichette, all'importanza delle etichette, quando in realtà l'etichetta, secondo me, è utile quando viene vissuta come una facilitazione, non tanto come una gabbia barra identificazione. Una facilitazione in che senso? Secondo me è un'etichetta quando ti dà delle indicazioni a livello generale di qualcosa, ma non ti mette nella super sotto categoria sotto. Per il fatto che, cioè, almeno dal punto di vista personale, perché ognuno la vive assolutamente a modo diverso, dal punto di vista personale mette un'angoscia infinita. A me dà proprio l'idea del magazzino dove ti inseriscono dentro, tipo, ah, okay, nello che schedario. Non cioè è terribile, no? Però perché diciamo una cosa molto simile in realtà. Alla fine il mio pensiero non è così distante dal tuo.
Esatto, cioè sì, Cioè, in realtà. le etichette sì servono, basta che non siano oppressive. Esatto, perché c'è un botto di ansia nel dover catalogare e giustificare O qualsiasi catalogarsi. cosa o catalogarsi. Poi ognuno la vive come vuole. La mia idea è sempre stata quella di scialla, cioè scialla. E va. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Come siamo finiti a parlare dalle stroncature alle Non me lo etichette? ricordo, non me lo chiedi. È la base dei nostri pigiama party. Fateci sapere se questo pigiama party è stato super interessante. Giulia, posso chiederti un altro refill? Certo che te lo do. Anche due o tre, mi sa. Madonna, devi andare a dormire, Lo Matteo. so. Vabbè, comunque sta scaricando la batteria. Oddio, Matteo, fai l'outro. Presto, ho rovinato il Ciao! tempo. Ciao a Ciao a tutti! tutti. Bronog! Bronog! Brand!